Comincia come meglio non poteva l'avventura in questa finale playoff per la Virtus Areche Salerno 91-81, affermazione casalinga nel primo atto della serie finale, la Virtus Areche Salerno che supera appunto l'Amatori Basket Pescara, qui in sala stampa con coach Orlando Menduto. Coach, la prima di tante battaglie, speriamo non tantissime, però insomma un successo importante che inaugura direi alla grande la serie. Sì, è stata una battaglia, ho perso la voce ancora, e siamo contenti di aver vinto questa prima partita perché era fondamentale indirizzare la serie verso Salerno. Siamo molto contenti, abbiamo fatto una partita a tratti importante, a tratti abbiamo subito il talento di Pescara, però insomma, bene, bravi tutti. Coach, andiamo ad analizzare questa partita. Sapevamo che non sarebbe stata una serie facile, Pescara è un'ottima squadra e ovviamente lo ha dimostrato una volta di più. La Virtus si è trovata ad affrontare questa partita priva del proprio capitano, il proprio playmaker Roberto Maggio. Chi è andato in campo, chi è sceso in campo, direi che ha fatto benissimo ed era tutto tranne che facile, perché insomma, lo abbiamo detto, Pescara è un'ottima squadra e questo palcoscenico è un palcoscenico importante. Chiedo quello che ho chiesto anche a Coach Raiola, cosa ha fatto la differenza in questa gara? Andiamo ad analizzarla. Ma nella prima parte la differenza l'ha fatta la nostra poca energia. Abbiamo preso 45 punti in casa. Noi siamo consapevoli delle nostre caratteristiche, siamo consapevoli insomma che pecchiamo su alcune cose, però i canestri fatti da Pescara, oltre che per merito loro, per grande talento, grande energia, però alla fine quello che sembrava è che stessero mettendo molta più energia di noi e questo non va bene. A inizio anno, quando ci siamo trovati con i ragazzi, e lo ripeto spesso perché questa squadra è una squadra fatta di persone vere, nessuno può avere più fame di noi. Poi se gli avversari sono più bravi gli stringeremo la mano, insomma, ma non sarà, come dire, un problema, c'è già successo, ma nessuno può avere più fame di noi. Nel primo tempo poca energia, abbiamo fatto tanti errori e per cui mi pare che abbiano fatto 19 punti in contropiede. Questa cosa non va bene, non andava bene. Nel secondo tempo sicuramente è andata molto meglio. Siamo saliti di energia, siamo andati sulle nostre certezze in attacco, siamo stati bravi a non farci fermare il ritmo dalla matchup di Pescara e faccio i complimenti a Francesco Villa per quello che ha fatto e a Mark Zumbel per il loro apporto. Vabbè, ma sono ragazzi super, per cui bravi tutti e per rispondere alla fine alla tua domanda, queste due cose, in bene, in male, quindi il primo tempo, in bene il secondo tempo e quindi poi con l'energia, questa è una squadra che si esalta, con l'energia questa è una squadra poi che capisce che può anche difendere sui pick and roll e tutte le altre cose. Pescara dimostrava di essere una squadra bidimensionale, capace di far male nel pitturato, di attaccare chiaramente bene il ferro, però di colpire anche dai 6,75. Ecco, dopo gara 1, dopo quello che ha insegnato gara 1, proiettandoci già un attimo sulla serie che tra 48 ore vedrà il secondo appuntamento, dove e come si può migliorare dal punto di vista difensivo contro una squadra così particolare, forte sotto canestro ma pericolosa anche dai 6,75? Ma si deve migliorare evidentemente, cioè nel senso che vanno tolti gli errori fatti oggi e va tenuta questo l'atteggiamento del secondo tempo, l'energia. Sappiamo dove abbiamo sbagliato, quindi come dire, se togliamo un errore a testa e ci aiutiamo nei momenti in cui c'è bisogno di collaborare sia sulla palla che sul lato debole, insomma, siamo fiduciosi, è evidente che di fronte abbiamo un'ottima squadra, l'hanno dimostrato oggi, hanno talento, questi sono ragazzi che hanno talento, per cui se facciamo un passo indietro ci attaccano anche nel pitturato, con gli esterni sapevamo che è una squadra che ha talento, quindi anzi, secondo me a tratti abbiamo fatto anche molto molto bene, dobbiamo stare tutti più concentrati a partire da me, per finire al fisioterapista, passando per tutti i giocatori e come sempre si vince insieme e sono orgoglioso di allenare questi ragazzi. Si vince insieme, si vince anche con il supporto di questo pubblico, l'abbiamo detto 7 giorni fa al termine di gara 4, lo dobbiamo ribadire necessariamente, ribadire una coreografia da brividi e poi un supporto pazzesco per tutti i 40 minuti, anche quando le cose sono andate un po' meno bene, penso appunto al primo tempo come dicevi. Che bello, sì, sicuramente, ripeto, io ho avuto la fortuna di giocare qui
da giocatore ho avuto la fortuna, sto avendo la fortuna di allenare a Salerno e oggettivamente il palazzetto così pieno non l'ho mai visto, e oggi era più pieno di domenica scorsa contro Chieti, quindi sinceramente questa è una cosa bellissima. Io ringrazio ancora una volta a nome di tutti i miei giocatori i ragazzi e le ragazze che sono venuti a sostenerci, e ovviamente speriamo di rivederli sabato, martedì sera, perché ci aspetta un'altra battaglia. Sarà un'altra battaglia martedì sera, si giocherà alle ore 21 sempre qui al Pala Silvestri, prima che poi la serie si sposta chiaramente in quel di Pescara, però restiamo concentrati su gara 2. Coach, allora appuntamento appunto martedì sera. Grazie a tutti, ci vediamo martedì.